Dal 18 al 29 agosto il Letto Manoppello ospita le 10 giornate in pietra, un evento nato nel 1997 che ancora oggi si conferma fiore all'occhiello e attrazione turistica del piccolo ma suggestivo paese della provincia di Pescara. Con questa edizione lo storico centro sulla Maiella diventa ufficialmente città dei murales in pietra. Tema della manifestazione è Maiella bianca e Maiella nera, per mettere in risalto le due facce della montagna madre, quella bianca della lavorazione della pietra alla luce del sole da parte di scalpellini e scultori e quella nera dei minatori che lavoravano nelle cavità sotterranee. Direttore artistico e riconfermatissimo Stefano Faccini, affiancato dall'assessore comunale al turismo Arianna Barbetta, insieme al dottor Giuseppe Ferrante e la consulenza del professor Giacinto di Pietrantonio. Special guest di questa edizione Felice Tagliaferri, artista non vedente di fama internazionale. Attorno alla sua figura è stato elaborato tutto il progetto con il concetto principale delle luci e le ombre, vedo non vedo, per stimolare l'esperienza tattile della pietra. Durante la cerimonia di apertura di ieri sera Felice è stata inoltre donata la cittadinanza onoraria di Letto Manoppello con la consegna simbolica delle chiavi del paese realizzata a mano in ferro battuto dall'artigiano di Guardia Grele Filippo Scioli. A partecipare alle 10 giornate in pietra anche 5 artisti internazionali e 2 maestri scalpellini, Francesco Gigante e Gianni Alberico, a cui si sono aggiunti anche talentuosi ragazzi dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. In queste 12 giornate il centro storico del paese sarà vestito di opere in pietra e ravvivato da varie attività come incontri istituzionali e commemorativi, conferenze e narrazioni di racconti, attività turistiche e teatrali, aperitivi in pietra, un mercatino di prodotti tipici artigianali e diversi eventi musicali e teatrali. Un concentrato di iniziative che il sindaco Simone Romano D'Alfonso invita a scoprire. È una manifestazione che sta coinvolgendo un po' anche tutti i comuni dell'entroterra qui abruzzese e nonché anche tutte tante associazioni di riferimento che ci hanno dato anche il patrocinio. È una manifestazione che, ripeto, dà un'identità precisa al Letto Manoppello, che è quella proprio della lavorazione della pietra. Letto Manoppello è identificata come città della pietra e in questa edizione noi stiamo realizzando dei murales in pietra che verranno poi dislocati all'interno del centro storico, all'interno di un circuito turistico naturalmente, dove delle guide specializzate e degli scalpellini avranno la possibilità, insomma, ecco, di far mostrare ai tanti che vorranno visitare Letto Manoppello questo circuito di murales in pietra. È una cosa molto importante, molto bella per la nostra cittadina, insomma, e sicuramente si troverà riscontro anche da parte di chi, insomma, ecco, vorrà venirci a trovare.